Buongiorno Bepi, buongiorno amici sportivi, è iniziata un'altra settimana di sport, di tanto calcio qui su Bepi Sport. Ovviamente si parte col viaggio in edicola con me, Michael Cuomo, e oggi una graditissima compagna di viaggio, bella e brava Federica Di Bartolomeo. Grazie Michael, buongiorno a te, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo un po' ovunque siete, da casa, dall'ufficio, ci potete seguire ovunque. Esatto, quasi in pausa pranzo anche perché sono le 12 e un quarto, la Gazzetta dello Sport. Si parte Federica con la rosea Paradiso Milan, Inferno Inter. Bello questo giochetto sulle milanesi, il Milan vince col Chievo, è secondo e sabato sfida la Juve in fuga. Dal caso Icardi al Capoe in casa contro il Cagliari, il capitano contestato anche sotto casa dagli ultra, poi andremo a vedere bene nel dettaglio per l'autobiografia, sbaglia un rigore, il club vuole degradarlo, oggi si decide anche De Boer sotto accusa. In spalla invece l'Atalanta blocca la Fiorentina, la Lazio spreca e fa 1-1 in casa, Sassuolo ok in rimonta contro il Crotone, taglio basso dedicato ai motori con la MotoGP in Giappone, si è deciso il mondiale, Marquez sfrutta le cadute di Valentino e Lorenzo e vince il suo quinto mondiale. Passiamo subito a pagina 2 e 3 dedicata alla sconfitta dell'Inter a San Siro contro il Cagliari. Federica, cosa è successo? Sì, caso Icardi, sicuramente in primo piano le scritte, il rigore fra Mauro e l'ultra, frattura insanabile, la Nord contesta l'autobiografia e Ausilio dice Icardi che sciocchezza, lui si scusa, ma oggi rischia la fascia. Nel prepartito ha parlato anche Javier Zanetti che si è schierato con la curva e dopo la sconfitta contro il Cagliari, lo striscione sotto casa dell'argentino. E stando a dei testimoni, sembrerebbe ci sia stata anche una tentata aggressione per il giocatore, ovviamente smentita dalla società e dal suo agente Wanda Nara. Ecco, chiudiamo quindi questo capitolo con l'Inter che ha visto Mauro Icardi protagonista, purtroppo in negativo, la sconfitta ai danni, anzi contro il Cagliari a San Siro davanti al proprio pubblico. Invece c'è un Milan che è lontano dal proprio pubblico, ma comunque in un bentegodi ricco di tifosi milanisti, vince. È un diavolo da Champions, Milan 3 gol al Chievo è secondo. Ora c'è la Juve, vediamo le pagelle nel dettaglio. Federica, c'è Mbaye Niang tra i migliori del Milan. Sì, Mbaye Niang migliore per la Gazzetta dello Sport, autore del secondo gol del Milan, voto 7. Passa i primi 20 minuti a litigare con il pallone, ma quando ci fa pace è uno spettacolo. Rete da centroavanti, vecchia maniera, che parte, mira e scarica. Se ti prende un metro di vantaggio, non lo fermi più. Federica invece il peggiore è comunque sufficiente, ma ancora una volta vediamo Mattia De Sciglio. Sì, peggiore Mattia De Sciglio, voto 6, come anticipato sufficienza per lui, qualche bella diagonale che evita situazioni incresciose, ma la sua è una partita sull'otto volante, perché alterna buone intuizioni ad amnesie preoccupanti, si sgancia poco, ma sono consegne precise. Giriamo pagina, passiamo a Montella che sente il profumo d'Europa, Federica. Sì, l'aveva dichiarato anche nella conferenza pre-Chievo, lui dice sento profumo d'Europa e infatti sabato sera a San Siro arriva la Juventus, sabato una sfida stimolante contro una, così dice l'allenatore rossonero, delle squadre più forti del continente, ma assolutamente non parliamo di scudetto. E ci colleghiamo con la Juve, appunto, grazie alle parole di Montella per parlare di un giovane, perché molto spesso in Italia, fortunatamente, di questo periodo si parla tanto dei giovani del nostro bel paese. Un altro giovane ieri è stato decisivo per la vittoria di una squadra importante ormai nel nostro campionato, bella giovane italiana come il Sassuolo. Di chi stiamo parlando? Sì, la rimonta del Sassuolo porta la firma di Sensi, che è stato oggetto prezioso del calciomercato, il primo gol in A, dice lui, una gioia indimenticabile, Sensi felice, sono tornato e sto bene, dedica di Mello, l'altro autore del gol del Chievo, al nonno di Catanzaro, mi aveva chiesto, segna al Crotone. Terminiamo quindi la lettura della Gazzetta dello Sport, passiamo al Corriere dello Sport.
il secondo quotidiano in Italia che parla di sport, appunto. Il Milan va fortissimo, questo è il taglio alto, e sabato sfida la Juve. E se Icardi andasse al Napoli? Quindi ritorna questa suggestione di mercato. Putiferio Maurito riapre una clamorosa ipotesi, mentre l'Inter precipita 1-2 a San Siro contro il Cagliari e De Boer rischia di essere già arrivato alla fine. Il capitano rompe con la curva per un capitolo dell'autobiografia. Rientro a casa trova gli ultra ad aspettarlo, come abbiamo già detto. Poi notizia smentita, infatti l'entourage, come dicevamo e come dice anche il Corriere dello Sport in prima pagina, nessuna aggressione, taglio basso dedicato alla Serie B, con il Bari travolto dal Frosinone, crisi per i pugliesi. E oggi invece c'è Trapani Ternana, il Monday Night, poi vedremo, c'è anche un Monday Night di Serie A quest'oggi con il protagonista il Torino. Procediamo con la lettura del Corriere dello Sport, passando a una bella storia. Siamo a San Siro, Inter Cagliari 1-2, Melchiorri dal dramma al gol. Federica. Sì, Melchiorri dal dramma ai gol. Lui dice: è incredibile, è stato il giorno più bello della mia carriera. Nel 2010 ricordiamo infatti che il giocatore fu operato di cavernoma cerebrale. Ecco, quindi una bella storia quella di Melchiorri. Procediamo quindi con la lettura del quotidiano. Siamo a pagina 13, Fiorentina brutta e contestata, quindi Fiorentina che pareggia in casa contro l'Atalanta di un Petagna che non ha brillato in questa domenica, in questo pranzo domenicale. L'Atalanta gioca molto meglio e ferma i viola sullo 0-0 al Franchi. Fischi dalla curva Fiesole, c'è anche un Sosa che rischia, quindi panchina in bilico in quel di Firenze. Andiamo avanti, passiamo al Napoli, Federica. Flop Napoli, Sarri, tre casi da risolvere. Ricordiamo che il Napoli sabato pomeriggio alle 15 ha perso in casa contro la Roma, risultato 3-1 per i giallorossi. Gabbiadini ha bisogno di ritrovare se stesso, Jorginho e Insigne sembrano aver perso smalto. Momento quindi delicato per i partenopei dopo i due KO consecutivi e il tecnico è alla ricerca della brillantezza smarrita. Esatto, sarà un Napoli anche impegnato in Europa in questa settimana. Gabbiadini, Jorginho e Insigne sono questi i tre punti di domanda di Sarri. Gabbiadini ovviamente con una responsabilità importante, quella di sostituire un attaccante come Milik. Jorginho, mancano le sue geometrie a centrocampo per i partenopei e c'è un Insigne che ancora non si sblocca. Un anno fa di questi tempi aveva già messo a segno 5 reti. Ci spostiamo geograficamente da Roma a Torino, passiamo a Tutto Sport. Brocchi a mandorla, quindi il gioco di parole dedicato anche alla proprietà cinese dell'Inter. L'arrivo dei cinesi e forti investimenti sul mercato non hanno risollevato i nerazzurri. Icardi rompe con gli ultra e sbaglia un rigore, via la fascia. Il Cagliari passa a San Siro e De Boer traballa di spalla il colpo Milan. Ora è secondo, la Juve è nel mirino, quindi ricordiamoci sabato il big match a San Siro, appunto, tra i rossoneri e i bianconeri. Taglio basso con il Toro, Riecco e il super trio per volare. Poi Federica andremo anche a dare un'occhiata alla probabile formazione Allegri, altro che Guardiola. Queste le parole importanti sul proprio allenatore da parte di Mehdi Benatia e non solo. Andiamo con la lettura di Tutto Sport, pagina 7, dedicata appunto alla vera Juve. Federica. La vera Juve a Lione, Higuain vuole ruggire, tornano in campo anche Bonucci, Alves, Pjanic, che dirà dopo il turnover di sabato. Allegri schiera tutti i migliori, Chiellini non ce la fa, Evra resta favorito su Alessandro, unico dubbio a centrocampo con il ballottaggio Lemina Hernandez. Quindi in chiave Milan un turnover solo in campionato per Massimiliano Allegri, che invece punta tutto sulla Champions League, vero obiettivo di quest'anno della Juventus. Procediamo con la lettura, pagina 11, c'è il prepartita, la preview di questo Monday Night, Federica.
Sì, parliamo di Palermo-Torino, granata d'assalto in alto, Toro prima il cuore, Mihajlovic antepone l'atteggiamento alla tattica, a Palermo chance per scalare posizioni. Vediamo un po' qual è questo super tridente di cui si parlava in prima pagina, Iago Falk, Ljajic, Belotti e in porta ovviamente Hart. Il Palermo invece contrappone in attacco Diamanti, Ilmark e Nestorowski, rivelazione di questo campionato. Andiamo avanti, lasciamo il calcio dei grandi, come si suol dire, per approfittare del paginone, come di consueto dedicato alla Serie D, alla Lega Nazionale Dilettanti da parte di Tuttosport. Ovviamente poi vi rimanderemo anche all'appuntamento di questo pomeriggio con la puntata dedicata appunto alla Serie D. La Pergolettese è la settima meraviglia, sono 7 vittorie su 7 giornate per i ragazzi di Mister Curti. La capolista del gruppo B è l'unica in Italia a punteggio pieno, un gruppo B che poi andremo anche ad analizzare grazie al contributo alle pagine degli amici della Prealpina. Poi Federica, un assaggio anche dei motori. Sì, chiudiamo Tuttosport con MotoGP, la manita di Marquez trionfa a Motegi con 3 GP d'anticipo, diventa il più giovane a vincere 5 mondiali. Lo spagnolo così dopo le polemiche dello scorso anno torna a vincere il mondiale ovviamente in pista. È arrivato il momento di salutarci, anche solo per un attimo. Sì, ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario e torniamo tra poco con gli amici della Prealpina. Rieccoci con Edicola Bepi, abbiamo visto, letto e osservato, commentato insieme i principali quotidiani italiani. Passiamo alla Prealpina, agli amici della Prealpina del lunedì che, come di consueto, dedicano uno spazietto della prima pagina al calcio, in principal modo alla Serie D, con il Varese che vince nuovamente in casa al Francoscuola davanti al proprio pubblico. Pro KO, buona la prima per Baiano sulla panchina del Varese, 2-0 al Pinerolo, invece la Pro Patria sconfitta in casa dal Ciliberghe e Legnano ancora KO a Cuneo. Poi entreremo nel dettaglio. Andiamo alla lettura della pagina sport della Prealpina. Intanto Baiano vince e Sannino applaude, il Varese piega nella ripresa al Pinerolo e balza al secondo posto vicino alle reti di Rolando
Giovio debutta ok per il nuovo tecnico. I torinesi, trascinati dall'ex Gasbarroni, colpiscono due traverse. La Prealpina Sport invece dà spazio al Valceresio, sette bello in prima categoria, infermabile Castellanzese in promozione, Busto 81 Stellare invece in eccellenza con un Trezzano Spianato, un Verbano Corsaro e una Cinica Arconatese. Taglio basso dedicato appunto anche alla prima categoria con Solbiatese Fatale e il solido Fagnano, aggancio Ispra in vetta e Ternatese a un punto, in seconda categoria Poker della Coarezza Mannatese. Superlativa, terza in terza categoria. Giriamo pagina, spazio al Busto 81, lo show del Busto 81 a Trezzano è primo, quota 17 punti con l'Arconatese, Arconatese che vince 1-0 contro il Fenegro grazie a Di Gennaro. In promozione invece spicca la Castellanzese che vince ancora, quota 21 punti, 7 partite su 7, la Castellanzese è inarrestabile, 7 bello a Mariano Comense, un 2-3 pirotecnico che catapulta i neroverdi in cima alla classifica, appunto punteggio pieno, 7 su 7, quota 21 punti. Dopo la promozione si passa alla prima categoria con il Valceresio che anch'esso è primo al massimo punteggio, 7 su 7, quota 21 punti per il Valceresio. Saranno Robur che vince, un bellissimo match 3-2 in rimonta solo all'ultimo minuto. I ragazzi di Mister Lo Piccolo trovano la vittoria contro il Viggiù. Chiudiamo la pagina di sport, l'inserto dedicato allo sport tornando in Serie D. Ciccio Baiano commenta: sono soddisfatto dei ragazzi ma dobbiamo migliorare ancora tanto. Questo è il commento del neo tecnico del Varese dopo l'esonero in settimana di Mister Ramella, dopo il pareggio soprattutto della scorsa settimana. Voglio una squadra più aggressiva e cattiva che corra molto. Poi anche uno specchietto dedicato a Peppe Sannino, presente in tribuna, 1500 spettatori, spettatore speciale appunto Sannino, mi ha fatto enorme piacere che ci fosse. Federica, uno Scapini sottotono che però il Bomber arriva comunque alla sufficienza. Si prende la sufficienza, Bomber Scapini, solito sbattimento davanti, sponde, sportellate, movimenti preziosi, ci prova sia di testa che di piede senza però creare grossi grattacapi a Baldi. Al 19esimo, sostituito Piraccini che ha sostituito con Piraccini che ha preso però 6. Esatto, quindi un Bomber che è stato anche sostituito, non accadeva da tanto la sostituzione di Bomber Scapini. C'è anche la Carronese, una Carronese show in casa dell'Oltrepò Voghera in vista del big match. I ragazzi di Gaburro annientano di fatto i vogheresi con uno 0-4 a domicilio. Legnano perfetto a metà, ripresa da Incubo e beffa a Cuneo, quindi i Lilla non riescono ancora a vincere. Il Cuneo che è primo in classifica e sta legittimando quindi questo girone. Legnano appunto anche contestato in settimana e non solo dalla piazza, dall'intera piazza. Per la Varesina è solo un pari, la Bustese rimane in 10 ma riesce a resistere, quindi uno 0-0 in casa dei ragazzi di Mister Ganz, meglio noi in 11 contro 11, quindi Mister Ganz che avrebbe voluto giocarsela in parità numerica. Passando al girone B, Pro Patria, che brutto spettacolo. Allo Speroni passa il Ciliberghe con due fiammate che inceneriscono i Tigrotti orfani di Sant'Ana. Per il capitano e il numero 10 è un mese di stop per un infortunio. Bonazzi commenta: stavamo giocando bene, invece Turotti l'allenatore non si tocca, quindi Bonazzi che non è in discussione in un girone che vede attualmente la Pro Patria ferma a 11 punti con la Pergolettese, la sorpresa. Pergolettese l'unica squadra in Italia a punteggio pieno, 7 partite giocate, 7 vinte. Anche ieri in casa dell'Ostica Virtus Bergamo è riuscita a portarsi a casa un 2-0, quindi Pergolettese
pretese appunto corsara dell'intera Serie D. Ecco, intanto perde Scanzolosciate e salta la panchina di Stefano Cuoghi. Così chiudiamo la rassegna stampa odierna di Bepi Sport. Abbiamo visto, analizzato, commentato insieme i quotidiani italiani e gli amici della Prealpina. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a quest'oggi, perché ci saranno da analizzare, da commentare, da seguire insieme a noi Milan, Inter e non solo. Partiremo dalla Serie D e via via analizzeremo e commenteremo tutte le categorie. Noi, Federica, ci rivedremo nella puntata dedicata ai rossoneri. Grazie per averci seguito e ci vediamo tra poco con la puntata dedicata ai rossoneri.